sempre lui, incredibilmente lui, il capo di questo evento, Federico Marconi, con il numero 7, e fa il suo esordio in campo. Romane, Romane, Romane! Tutti per la Roma, ragazzi! Come se giocasse in casa! Salve a tutti, ragazzi, e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video in cui, a differenza del solito, non vi porto in telecronaca con me, ma vi porto al derby degli youtuber. L'avete letto dal titolo? Sì, perché ieri, per quando esce questo video, quindi mercoledì 22 settembre, abbiamo giocato il derby degli youtuber, che dobbiamo ancora giocare mentre sto registrando questa clip, mentre voi vedrete il video domenica alle 11.30, proprio il giorno del derby. Prima di partire però è giusto che voi sappiate che lo sponsor di questo derby degli youtuber, come per la YouTuber Summer Cup, è OneFootball, e anche questa volta con OneFootball abbiamo pensato di regalarvi la possibilità, tramite un contest, di vincere qualcosa di bello. Ve lo spiego subito. Allora, tramite questo contest, uno di voi ha la possibilità di vincere la maglia della stagione 21-22 della propria squadra del cuore e una copia di FIFA 22. Cosa bisogna fare per vincere? Andare in descrizione, scaricare l'app dal link e compilare un modulo che troverete. Tutto molto semplice. Uno di voi verrà sorteggiato. Quindi, in bocca al lupo a tutti, ora cominciamo ad entrare in clima derby. Io sto per dirigermi lì all'evento, al centro sportivo Ciriaci, però prima di portarvi con me, che ne dite di andare a sentire un po' le sensazioni anche degli altri nel prepartita? Ciao ragazzi, un saluto da Gigi. Inizio subito col dire che sono molto curioso di vedere come andrà a finire questo nuovo derby, perché per noi della Lazio ci sono dei ritorni importanti, per la Roma invece ci sono dei nuovi innesti che secondo me renderanno la partita ancora più interessante. Invece due derby che ricordo con particolare gioia sono sicuramente il derby 2.0, giocavamo ancora a calcetto, golden goal, stavamo pareggiando 10 pari, ho segnato io e quindi quella grande gioia, ma anche l'ultimo derby degli youtuber, quello che in cui stavamo vincendo di tanti gol, la Roma stava recuperando ma noi gli ultimi minuti abbiamo resistito con le unghie e i denti, è stato particolarmente emozionante. E niente, buona fortuna a entrambe le squadre, un salutone a tutti e Fede, ci vediamo in campo. Salve genti, sono Antoine e quest'anno sarò il portiere della Roma. Ebbene sì, finalmente torno nel mio ruolo dopo averne fatti veramente tantissimi, perché diciamo che la mia prestazione nella YouTuber Summer Cup è stata incoraggiante, quindi quest'anno voglio riprendermi casa mia, la mia porta. E niente, in bocca al lupo alla Roma, in bocca al lupo a noi, questa volta giocheremo meglio, saremo più squadra, abbiamo già fatto delle tattiche che non possiamo dirvi. Bella ragazzuoli, sono Sespo e anch'io parteciperò al derby degli youtuber quest'anno. Mi sento carico, mi sento in forma, infatti il mio obiettivo personale è di fare 3 gol. Però mi raccomando, l'importante è divertirsi, quindi spero di divertirmi, oltre che a vincere, ovviamente. No, ma non vedo l'ora anche di fare busta a quella pippa di Sicurso. Dai, scherzo, mi voglio bene. Ciao ragazzi, sono Ivan Griego e finalmente potrò giocare il derby dei youtubers con la mia squadra del cuore, con la Roma, perché finalmente hanno trovato i giocatori della Lazio per sostituirmi, anche se ho sempre vinto con la Lazio, finalmente posso andare in difesa a giocare per la mia squadra e portarli alla vittoria. Ce la faremo, signore e signori, il derby dei youtubers, vincere. Mi sembrano tutti molto carichi, sono tutti carichissimi e questo ovviamente ci piace. Carico anche io e soprattutto pronto, perché qui vedete tutto quello che ci serve. Pallone della Serie A, borsone, prolunghe e altre robe tecniche. Partiamo! Ragazzi, siamo al campo, che in questo momento è occupato, ma poi dopo, volendo, ce lo liberano anche. Abbiamo i due primi arrivati, che sono i telecronisti. Telecronisti, ragazzi, abbiamo il duro compito di sostituire Federico Marconi. È un duro compito. Bravissimo. Avete scaldato la voce? Sì, stiamo facendo un po' di prove. Abbiamo una scaletta da seguire, top secret, esatto, che voi non potete vedere, ma Marconi, che scoprirete poi, domenica, perché oggi scoprirete poco e nulla. Io sarò Marconi, io sarò Rudy Zlatan. Sì, quindi tu sei la seconda voce. Sì, però devi entrare deciso, a gamba tesa. Ok, okay, okay. Prova la rimoscia. Ciao ragazzi, no, è più carezza, è più carezza questa. Questa è più carezza. Ci lavoriamo. Ci lavoriamo, adesso vado a fare le prove. Dai. No. Qui abbiamo l'uomo partita dello scorso derby. Non è vero. Ma noi desimbriamo. Le ghiaccine a caldo prima del derby? Ah, perdiamo. Ho provato già a comprare un po' d'avversari, ho chiesto a Lollo Giampaolo se volesse giocare con la Roma, mi ha detto di no. Ho chiesto a Savage, mi ha detto di no. Edo, vuoi giocare con la Roma?
Bisogna sempre iniziare a fare video, sempre. Bisogna essere pronti fin dall'inizio, anche un'ora prima della partita. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti all'interno della nona edizione del derby degli Roma! Abbiamo Matteo Cobianchi che giocherà in porta, ragazzi, fa sempre delle gran paratone, vediamo se replicherà. Abbiamo in attacco la punta Sespo come Ciro Immobile e alla fine il capitano Gigi. E invece per la Roma abbiamo il super portiere Antoine, poi Sick Wolf, ma come cazzo si fa, entra veloce. Abbiamo ci rifaremo con gli interessi, ci mancate, questi erano i messaggi la scorsa volta, e fatti sentire qua il pubblico come caloroso, 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 messo le picchia sulle nostre teste. Ragazzi, sta per cominciare la nuova edizione del derby dei youtuber, Lazio contro Roma, si comincia con questo derby dei youtuber, 1-0, Sespo per Rudy Zlatan, che passa la palla da Chira, allo stesso dominio a Chira, togliamo forza Roma, 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 tutti per la Roma, ragazzi, è come se giocasse in casa, la Roma, forza Roma, 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 ma cosa fa Daniele Ludovica? No, no, sì. No, ciao Daniele, ciao Ludovico. Ragazzuoli, faccio questa clip finale con il telefono perché è tutto finito, è stato un pomeriggio straordinario, io non posso farvi spoiler, ora siamo qui a cena con qualcuno del derby, no spoiler, no spoiler, mi raccomando, però nulla, è stato un pomeriggio straordinario, possiamo dire pubblico pazzesco, una figata incredibile, fantastico. E allora io direi che ci vediamo domenica 26 alle 11.30 con il derby, edizione 9, a presto.